Invasione di blatte a Francavilla Fontana, lo pensano i cittadini che, dopo qualche incontro ravvicinato dell'antennoso tipo, hanno denunciato ai carabinieri della compagnia della città degli imperiali l'invadente presenza di scarafaggi tra le abitazioni e le strade del quartiere Peraro, a ridosso della 167, ma anche del centro cittadino e del maestoso castello imperiali. Portatrici di malattie gravi e di un naturale quanto giustificato ribrezzo, le blatte sono ora il problema numero uno dei residenti della zona. A decine sono state avvistate tra i tombini, nelle cantine, sotto i mobili delle abitazioni, persino sui citofoni, quanto basta per dare vita ad una serie di lamentele e segnalazioni presso i preposti uffici comunali, ma anche di denunce presentate regolarmente in caserma, con tanto di sopralluoghi delle pattuglie, nelle zone dove i pericolosi insetti, armati di antenne e corazza, sono stati avvistati. E se le beretta in dotazione dei carabinieri poco possono contro i temuti scarafaggi, ben più funzionale è in questo caso una nuova deblattizzazione richiesta dall'ufficio igiene del comune e l'acquedotto pugliese, ente competente per questo tipo di operazioni, con cui proprio nelle prossime ore è previsto un incontro per programmare l'intervento. Un intervento reso necessario, secondo l'assessore all'ambiente Francesco Fumagalli, a causa del caldo che favorirebbe la nascita di nuovi, piccoli e poco teneri scarafaggi, le cui uova evidentemente sono sfuggite alla prima disinfestazione operata dalla QP solo un paio di settimane fa. Insomma, dopo i piccioni e i topi, Francavilla dichiara guerra anche alle blatte, magari meno vistose degli altri animali, ma probabilmente ben più disgustose.